Il Consiglio direttivo del Parco di San Rossore ha approvato le linee guida per il 2013 per continuare a contrastare l'infestazione della cocciniglia corticicola del pino marittimo, più conosciuto col suo nome scientifico di Mazzococcus, che da alcuni anni ha invaso l'area protetta. Contro il parassita letale che attacca solo il pino marittimo e il cui avanzamento è stato rallentato dall'ente parco nel corso degli ultimi anni per permettere la messa a dimora di piante autoctone, sono previsti nuovi interventi per cercare di guadagnare ulteriore tempo. A San Rossore, oltre ai tagli di bonifica fitosanitaria già programmati e sinora sempre eseguiti con puntualità, saranno effettuati nuovi interventi. I maggiori introiti derivanti dalla vendita del legname saranno reimpiegati per intensificare opere di ricostituzione del bosco e per eseguire necessari monitoraggi di tipo naturalistico sull'impatto degli interventi. Anche per il 2013 proseguirà la lotta biotecnica a San Rossore e nelle altre aree del parco, verso le quali il Mazzucoccus si sta orientando, ossia le pinete della zona più settentrionale, cercando però di modificare la strategia per tentare di aumentare l'efficacia. Oltre alla cattura diretta degli insetti, si proverà infatti ad allontanarli dalla pineta di marittimo, attirandoli verso la fassa interna, ossia nella pineta di pino domestico, immune all'attacco dell'insetto. Gli interventi previsti sono necessari alla conservazione degli altri ambienti naturali del parco e delle specie ad esso connesse. In totale sono già stati tagliati e rimboschiti circa 50 ettari di pineta con un investimento di oltre 60.000 piantine di lezzo già messe a dimora, adeguatamente protette dal morso dei daini.